Buonasera mister Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Ho sentito poco fa che hai definito il primo tempo inaccettabile, poi le cose comunque sono migliorate nella ripresa. Ti chiedo perché l'hai ritenuto inaccettabile, cosa hai visto che non ti ha convinto e se poi ritieni che questa squadra sì, magari abbia bisogno di qualche rinforzo sul mercato, però debba crescere molto dal punto di vista della personalità, se in queste settimane dovrei fare anche lo psicologo. Parto dall'ultima considerazione. Ogni allenatore deve fare lo psicologo di se stesso e dei propri calciatori. Io quando se ho definito inaccettabile perché inaccettabile è l'aver paura mentre si gioca al calcio. Il fatto che l'ambiente ci sia ostile è frutto della conseguenza del momento che viviamo. Se noi abbiamo paura di giocare in casa nostra, se noi abbiamo paura di subire dei cross, dei recuperi palla, perché il Cesena ha fatto solo questo tutta la partita, perché è una grande squadra, perché è la migliore nel capitalizzare le occasioni create, noi non possiamo pensare di poter mettere sotto le altre squadre. Quando poi ci scrolliamo di dosso la paura, cominciamo a giocare come abbiamo fatto il secondo tempo, penso che si sia vista tutta un'altra storia. E poi il campo e i numeri parlano. Buonasera, Buonasera Antonino a lei. Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Dov'è che lei ha incontrato maggiori difficoltà? Io parlo in questa gara. Che cosa ha mancato il Perugia? L'approccio alla gara? Non si aspettava forse un Cesena così determinato che ha fatto subito gol nei primi minuti del primo tempo? No, io mi aspettavo un Cesena determinato. Partiamo da un'analisi specifica di quella che è la partita. Se lei mi chiede la partita, il Cesena ha fatto un cambio tattico, un cambio per il quale ha preferito dei giocatori di esperienza a dei ragazzi. Sapeva che la partita sarebbe stata una partita gagliarda, una partita maschia nel primo tempo, una partita di seconde palle. Noi tatticamente abbiamo sbagliato semplicemente a non accorciare sul numero 8, trequartista di destra che godeva di troppa libertà. Lui ha trovato gli spunti, lui ha creato gli spazi, lui mi sa che ha fatto il gol del vantaggio. Poi dopo ci sono degli episodi che mettono le partite in salita o in discesa. Nel nostro caso, al di là delle due traverse prese su una situazione quasi statica di stacco in area di rigore, c'è stato il dubbio sul gol che il fuorigioco segnalato in maniera evidente da Guardalini, dove è una cosa che si vede raramente nel calcio, l'arbitro si è preso la briga di andare contro la decisione di Guardalini convalidando il gol del Cesena. Lì è una sliding doors, la squadra subentra la paura, subisce due gol, ti tremano le gambe e abbiamo palleggiato poco e po con poca qualità. Entrati il secondo tempo, al di là dei cambi tattici, quindi l'inserimento di Mezzoni, un terzo di spinta che teneva le scorribande di Cargbo, che è un giocatore nettamente fuori categoria, e abbiamo giocato a calcio. Abbiamo creato tante occasioni e il Cesena ha toccato palla una volta con Spendi per Berti e ha fatto il gol del 3-0. Un Perugia però che è entrato nel secondo tempo, i primi quarto d'ora, ha fatto una grande partita. Abbiamo visto un Mozzolan che si è parecchio spinto sulla fascia e ha messo in difficoltà anche la retroguardia del Cesena. Perché questo non è successo nel primo tempo, Lo mister? sa perché non è successo? Perché sul 2-0 pensi di non aver più niente da perdere. E quando ti scrolli di dosso la paura di dover dimostrare, di dover per forza fare bene le cose, ti viene tutto più facile. Perché lo fai con libertà, con leggerezza. E dopo è chiaro che quando attacchi verso la tua curva è diverso, hai un obiettivo diverso, li vedi, sono lì i tuoi tifosi, gli vuoi dare una gioia e quello che i ragazzi vorrebbero è che forse in questo momento non stanno meritando di avere. E dobbiamo fare di tutto per fare in modo che quando attacchiamo verso la nostra curva, quella curva sia il dodicesimo uomo che ci butta la palla dentro. Perché il secondo tempo è stato lampante, la palla non è entrata per centimetri, deviazioni, palle sul primo palo, calci d'angolo, chiusura del Cesena, tiri deviati, gol annullato, molto dubbio su un fallo quando il portiere in uscita è andato a scontrarsi con un suo calciatore. Sono episodi. Oggi non è entrata perché oggi non siamo lucidi e non siamo freschi mentalmente per poter andare a fare gol. Però quello che ho visto il secondo tempo mi dà da pensare che è un punto di partenza importante. Sì, mister Alessio Torzuoli per Buonasera. acperugia.com. È soddisfatto della prestazione, quindi facendo un bilancio della gara, era come se l'aspettava, come l'aveva preparata la gara, poi ci sono stati ovviamente i gol del Cesena, nel frattempo ci sono delle prospettive di crescita? Grazie. Grazie a lei. Io credo che nella partita ci siano tante partite. Quindi la risposta te la do delle due partite che ho visto, se non tre a seconda degli episodi. Nella prima partita che ho visto un Perugia timoroso, un Perugia che senza nessuna pressione del Cesena cercava la profondità e non gli era stato richiesto il coraggio, se non sotto pressione. Poi ho visto un'altra partita. Ho
ho visto un Perugia che ha forzato la giocata, ho visto un Perugia che ha ruotato in campo, ho visto un Perugia senza posizioni che ha messo in grossa difficoltà il Cesena. È chiaro, qualcuno potrebbe dire che è facile sul 2-0, il Cesena ti concede perché si abbassa, ma quando abbiamo palleggiato anche il primo tempo sull'1-0 in parità, il Cesena comunque aveva difficoltà a prenderci. Ciao, Enrico Fanelli. Buonasera. Perugia Today e Tifo Grifo, se possibile ti chiedo come mai hai preferito schierare Furlan e non Adamonis in porta, grazie. Sì, sì, ho già risposto, ho avuto poco tempo per poter valutare la squadra, come sapete, e al primo giorno che sono arrivato Adamonis aveva dei problemini e quindi non era stato preso in considerazione per la preparazione fondamentalmente dei 3 giorni che avevo per preparare una bozza di strategia, e quindi ho preferito mettere Furlan. Mister, non posso non chiederti un ricordo, un pensiero per Carlo Giulietti. È stata una serata particolare questa, quella di stasera. Sì, 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 mi ripeto su questo, mando un forte abbraccio alla famiglia, è un momento tristissimo che si incastra in una pagina abbastanza grigia del Perugia, che questa vicenda lo rende ancora più triste. Conoscevo Carlo, so l'importanza della sua figura per questi colori, e come ho già detto oggi volevamo dedicargli una vittoria, ma la prima vittoria che otterremo sarà sicuramente per lui. Daniele Orlandi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo, buonasera. Buonasera a lei. Polizzi, Vitti e Lomangino, sostituzioni necessitate dalle tante assenze o un preannuncio in qualche modo di una nuova linea che lei adotterà? Entrambe le cose. La prima, perché davanti avevamo soltanto Polizzi e Lomangino come attaccanti, e quindi per forza di cose se vuoi cercare il gol devi mettere dentro tutti gli attaccanti che hai a disposizione. I miei attaccanti oggi erano Kudrig, Polizzi e Lomangino, li ho messi tutti e 3 dentro. Ed è anche un simbolo del fatto che noi non dobbiamo aver paura di far giocare i nostri ragazzi. Perché Viti è entrato da difensore centrale in una difficoltà totale, ha dimostrato in un dicembre 2005 di poter tenere botta. La squadra avversaria oggi aveva 2004 Francesconi e Berti che sono subentrati, che sono titolarissimi, Spende 2003, Pieraccini 2003. I giovani hanno una mente libera, hanno voglia di spaccare il mondo. È chiaro, ci vorrà tempo, però un mattoncino alla volta si può costruire qualcosa di veramente importante. Non dimentichiamoci che abbiamo anche Alessandro Seghetti, che è un 2004, che ha dimostrato che essere giovani non significa non avere la forza di spaccare tutto. Ultima domanda, certo. È una domanda di rito, però devo farla. Che cosa certo. Si aspetta dal mercato? Anche se poi la società a condurlo, però sicuramente dovrete trovare qualche soluzione per avere maggiori frecce all'arco del Perugia. Io credo che adesso avremo il tempo per poterci fermare e capire come vogliamo impostare il futuro. E il mercato è solo una conseguenza di quello che vogliamo fare. Io in questo momento non posso permettermi il lusso di scegliere quello che è meglio per me. Io devo fare quello che è meglio per i ragazzi che già ho. E i ragazzi che già ho devono assolutamente lavorare nello scrollarsi di dosso la paura. Perché se tu oggi contro la prima della classe, più forti meritatamente, che hanno meritato di vincere per quello che hanno fatto vedere il primo tempo, sei riuscito a giocare con questa forza il secondo tempo, a palleggiare con questa forza, ad arrivare in area di rigore oltre 7-8 volte, vuol dire che tu hai qualcosa su quale costruire, hai qualcosa su quale puntare. Poi se ci sarà qualcosa da aggiungere lo valuteremo e non mancherà modo di parlarne. Auguri, colgo l'occasione per fare auguri a voi, a tutti i tifosi del Grifo, e nella speranza di poter rientrare con più forza e più determinazione per voltare pagina.